Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il 1,75 m Pro Tenebu panologico della Betef EPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Recentemente Betef EPV ha aggiornato questo modello con il nuovo Flat Controller Matrix 1S, che risulta decisamente interessante se confrontato a quello di precedente generazione. Apriamo subito la confezione per vedere cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il 1,75 m, un set di eliche di ricambio, un cacciavite, alcuni accessori e una piastrina di connessione per aggiornare e configurare il Whoop. Per finire abbiamo due batterie, un caricatore e un cavo USB tipo C. Visto che il Flat Controller è la novità principale, io direi di partire analizzandolo nel dettaglio. Se poi siete interessati solo al Flat Controller, potete prenderlo tranquillamente a parte. E infatti, oltre a quello già montato nel 1,75 m Pro, ne abbiamo qui un altro pronto per essere analizzato nel dettaglio. Con la Matrix 1S ci viene fornita una scheda di connessione per fare tutte le configurazioni e aggiornamenti di sistema. La Matrix 1S è una scheda I/O di tipo 5-in-1, infatti abbiamo integrati Flat Controller, ESC, VTX, ricevente Express LRS e chip per l'USD analogico. I fori di fissaggio sono da 25x25 mm, avremo quindi una configurazione con scheda ruotata di 45 gradi. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo un processore G473, ottima scelta in quanto decisamente superiore al limitato F411 che montano di solito schede di fascia economica. Il giroscopio è un ICM42688P che con le ultime versioni di Betaflight sta funzionando abbastanza bene. Questo Flat Controller integra una memoria flash da 16 MB per registrare il log della black box, ottimo per chi volesse fare un po' di tuning. Questa antenna è relativa alla VTX integrata, abbiamo una classica 5.8 GHz analogica da 48 canali. La potenza massima è di 400 mW. L'antenna rossa su questo lato invece è relativa alla ricevente Express LRS. Vi ricordo che la ricevente integrata è di tipo seriale, per questo motivo l'aggiornamento andrà fatto direttamente dall'Express LRS Configurator. A questo punto direi di aggiornare il firmware, operazione necessaria per la procedura del bind. Per farlo è necessario scaricare l'Express LRS Configurator che troviamo in questa pagina GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Dopo aver scaricato e installato l'Express LRS Configurator, possiamo procedere all'aggiornamento. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Target scegliamo Betef EPV 2.4 GHz. In Device Betef EPV 2.4 GHz I/O RX. Come metodo per il flash scelgo Betaflight Pass-Through. Qui sotto scegliamo LBT o ISM, tenendo conto anche di quello che abbiamo installato nel modulo. Per finire qui inseriamo la nostra password che deve essere la stessa che abbiamo usato per il modulo. Ok, a questo punto posso fare flash. Perfetto, aggiornamento completato. Andiamo avanti con l'analisi della scheda, in questo punto notiamo questo connettore che serve per collegare la videocamera FPV. Il 1,75 m Pro utilizza una Betef EPV C03, videocamera leggera e compatta. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo un sensore CMOS da 1/3. La lente è da 2.1 mm con FOV di 160 gradi. Il sistema è NTSC e il rapporto è di 4/3. Per quanto riguarda il fondo della scheda possiamo notare come ci siano i quattro connettori per i motori, soluzione diversa dall'FC Air dove i cavi motore vanno saldati direttamente sulla scheda. A proposito di differenze con il modello Air 1S, la Matrix 1S ha lo spessore del PCB di 1 mm, a differenza di questa che è di 0.8 mm. Questo connettore serve per collegare la scheda USB che ci servirà per fare tutte le configurazioni software. Il cavo per le batterie LiPo è un Betef EPV BT2.0. Passando agli ESC abbiamo degli 8 bit da 5A con picco massimo di 8A. Il firmware installato è BlueJ019 a 96 kHz. Questi ESC sono compatibili con il bidirectional D-Shot e gli RPM filter. Il target degli ESC è AX5.
Passiamo ai motori. Il 1,75 Pro monta dei Beta FPV 1102 da 22.200 kW, ideali per l'IPA o una cella. I fori di fissaggio sono a tre viti, come standard per questo tipo di motori. L'albero motore è da 1.5 mm, ricordatelo nel momento in cui dovete comprare delle nuove eliche. A proposito di eliche, Beta FPV ci fornisce due set di Genfan a tre pale da 45 mm. Il telaio è sempre della Beta FPV con la classica colorazione azzurra. Se vi serve potete prenderne qualcuno di riserva nei vari colori disponibili, io vi consiglio di prenderne uno o due visto che il costo rimane piuttosto contenuto. La canopy è quella standard della serie Meteor alla quale possiamo aggiungere questi elementi estetici. Il risultato finale sarà questo. Passando agli accessori, Beta FPV ci fornisce due batterie LiPo a una cella da 550 mAh che ci permettono di usare subito il drone e fare i primi voli. Oltre alle batterie ci viene fornito questo caricatore a due canali da usare via USB. Il caricatore non dispone di funzionalità avanzate, ma almeno possiamo ricaricare subito le LiPo in modo molto pratico. Il caricatore inoltre dispone di una porta test per verificare la tensione della cella. Per usare questa funzionalità basta inserire la LiPo senza collegare il cavo USB. Perfetto, adesso procediamo con un test di volo. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali. Il Meteor 75 Pro si conferma come un buon modello e l'aggiunta del nuovo flight controller è un ottimo upgrade. I vantaggi della Matrix 1 SFC sono vari, oltre ad avere una potenza di calcolo maggiore abbiamo anche un peso più contenuto dato che la maggior parte delle componenti sono integrate. La reattività del Meteor 75 restituisce un buon feeling di volo e non si ha per nulla l'impressione di volare con un drone da solo una cella. La videocamera C03 non è tra le migliori, tuttavia il peso estremamente contenuto la fa diventare una scelta ideale per un drone di questo tipo. In conclusione consiglio questo Meteor 75 Pro a chi cerca un TeniWhoop 1S analogico dalle ottime prestazioni, con una buona dotazione di accessori e soprattutto che sia pronta al volo senza dover aggiungere nulla, oltre ovviamente il radiovisore che non sono inclusi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.